in the air sometimes, saying, ayo, gotta let go. Sì. Hotel Terminus, stanza 899. Ho chiesto in giro della ragazza. La risposta è stata un po'. Blake Dexter. Un noto fabbricante d'armi che sembra aver maturato un interesse speciale per la tua ragazza. Ora Dexter occupa gli ultimi piani dell'Hotel Terminus, sotto stretta sorveglianza dei suoi uomini. Comunque un uomo esperto dalle mille risorse come te non dovrebbe avere problemi a trovare un modo per infiltrarsi. Buona fortuna, amico. Eccoci qua ragazzi, ben ritornati col terzo appuntamento di Hitman Absolution. Allora, riprendiamo qua dopo che avevamo finito la storia con nell'assassinare il re di Chinatown. Ok, partiamo. Intanto vediamo che lui praticamente si è tolto il codice a barre dalla testa, o meno il codice. Il codice identificativo, insomma. Là ci sono due tizi. Là anche. Proviamo a entrare da qua. Ehi, senti un po'. Dici a me? Sì, dico a te. Il piano di sopra è chiuso. Off limits, capito? Certo, un po' di educazione non guasterebbe. Io sono un cliente dell'hotel. Hai le orecchie murate o cosa? Il piano di sopra è proprietà privata. Levati di torno, coglione. E finora sono stato educato. Quindi da qua non si può passare. Di qua? Andiamo di qua. Ma c'è un bagno. Questa dove ci porta? Vediamo un po'. Vediamo. Andiamo di qua. Cosa c'è qua dentro? Ehi, amico, non puoi stare qui. Ci hanno trovato. Allora? Stai tentando di fare il furbo? Vuoi fare il furbo con me? Fuori dai piedi, subito. Sì, lo hai sentito. Questo è l'ultimo avvertimento, poi chiamo la polizia. Me ne vado. Bello, con chi credi che stia parlando? Sta parlando con te. Quindi ascolta, fa quel che ti dico, ti ammazza, ok? Vediamo se mi lasciano in pace. Vediamo. Dai. Ok, questo non ci ha visto. Ehi, tu stai bene? È tutto ok? Dai. Ragazzi, preparatevi, qua in vista. Prendiamo il coglione. Dai, pezzo di merda, dove sei finito? Un attacco terroristico! La madonna, pure. Ah, finalmente si ragiona. Si è volatilizzato. Ma lo prenderemo. E come se lo prenderemo? Perfetto. Non c'è nessuno.
Eccolo lì. Ah, ok, questo è il tizio praticamente. Opla. Oppala, oppala. No, più che altro quello là, vai, vai via te. Su. Dai, già ci hanno scoperto e non va bene. Grande. Non so dove stiamo andando, ragazzi, ma attiviamo il checkpoint. Qua c'è qualcuno? Sì. Non c'è un travestimento qua, niente. Eccolo qua sopra. Perfetto. Ok, grande. Tanto qua. No, non ci serve. Quindi. Lo conosci quel tipo? Cavolo, ha le palle quadrate. Io non mi infilerei mai un pozzo allagato a traveggiare con il camion. Neanche per un milione di Allora. Ma no. Qua no. Qua. Neanche un graffio. C'è chi dice che sa accendere le lampadine schioccando le dita. Wow. Forse ce l'abbiamo fatta, eh. Se non si girano. Dai. Dai, abbiamo un po' di istinto da utilizzare nel momento in cui ci scoprono. Vai, vai da bravo. Vai da bravo. Forza. Okay, cosa succede? Siamo ancora d'accordo per sabato. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Non vedo l'ora di far incontrare le ragazze. Andranno d'accordissimo, lo so. Fa guardare il culo da una guardia del... Bam! Che calcio nei maroni. Si dimostrerà gentile con gli intrusi. Forse ti converrebbe scendere a un piano inferiore e cercare una via d'accesso più discreta. Ma che te lo dico a fare? Un prete ha già tutto sotto controllo, vero? D'accordo. Allora vai e colpisci. Vado. Ok, Terminus. Raggiungi l'ottavo piano. Le scale sono sicure? Sigillate. Nessuno può disturbare il signor Dexter senza il nostro permesso. Bene. Non voglio incidenti, capito? Questa operazione deve filare liscia come l'olio. Allora. Non si beve, non si fa pugni. Niente, là. C'è un'entrata, ma ci vuole la tessera. Ok, ok. Cristo santo. Tieni il cazzo nelle mutande, hai capito? Tieni il cazzo nelle mutande. Oddio. Senti, sto solo dicendo che ho visto quel tipo in azione, ok? Ma... l'ultimo tizio che ha pestato è finito in sedia a rotelle. Quando quel messicano Sanchez annusa il sangue, è inarrestabile. Qua? Come ti pare? Io continuo a puntare sul... un'altra moto, la vediamo un po'. La spavalderia che... dai, capito? Oppala. Smircia. Uè, l'asciura. Purtroppo dobbiamo neutralizzarla, mi spiace signora, ma mettiamola in sicuro. Allora, dov'è, dov'è? Eccolo. Perfetto. Ok, adesso ti puoi alzare. Dov'è la tessera? Y, scheda magnetica. Bobina, perfetto.
Ok, ripassiamo da qua perché se usciamo da lì ci scoprono. Quindi qua c'è qualcuno? No, via. Usciamo. Ok. Ehi là, non fare scherzi. Pronto? Sì. Te? No, lo sai che ho preso i biglietti. Cosa credi? Che li dia via? Ehi, come butta? Bene, grazie. Però c'è quello stronzo lì. Allora, come si può fare qua? Qua non c'è niente. Se accendiamo la radio? From our humble beginnings, making concealed boots on switchblades, proprio quello che ci voleva, alto inquinamento acustico. Grande ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ehi, non è divertente. Sto tentando di essere visto, ok? Dai, chiuditi. Considerati spacciata. Ok. Settimo piano. Arrampicati. E se mi arrampico qua? No dai, saliamo le scale. Attiviamo il checkpoint. Andiamo su di qua, stiamo giù, stiamo giù. Oppala. Qua ce n'è uno. Il secondo è là, lo vedo dalla mappa. Porca loca! Vaffancuore! Vaffancuore! Merda di orso! Ma proprio qua, cazzo, lo dovevate mettere, sto Cristo! Via, 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 via da qua. Allora, prendiamo, dov'è? Cacciavite. E lo lanciamo. Ok, come arriva questo? No, sta arrivando anche l'altro, no! No, cazzarola! No. Ehi ragazzi, ora basta, non ne posso più. Vediamo questo, questo lo dobbiamo beccare. Ehi. Cosa? Lo so, non era necessario, però dobbiamo. Perfetto. Ok, adesso è sicuro. Riprendiamo il nostro cacciavite. Grande, mettiamolo via. No, chiave inglese, no. Oh, un bel fucilozzo a pompa. Giuro che no, da lì no, non si può passare, c'è troppa gente. Mai piaciuta e mai mi piacerà. Oh, oh, oh. Già, no. Qui cosa c'è? Via, via, via. Lo so chi è stato, e come se lo so. Per un pelo. E se vado di qua? Vado in quella finestra, lì ci arrivo. Sì, andiamo, andiamo. Madonna, Hitman, tieniti bene. Via, via, via subito. Oddio, guardalo là. Ti troveremo, palla da biliardo. Vittima non necessaria, ho capito, però. Era lì. Era inevitabile. Allora, lì dentro c'è qualcuno. No, però ce n'è uno alla sinistra, illuminato d'arancione, lo vedete dal radar. Ok, ok, ok. Proviamo a oltrepassare.
sicuro, perfetto. Forza la serratura, vai Whitman, vai. 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 Ulla! Ce l'abbiamo fatta. Un lavoretto sporco. Qua. L'entrata principale non è un'opzione possibile. Ho bisogno di un punto d'ingresso alternativo. Qua? No, niente. Ah, ma c'è la botola qua. L'ho vista. Sbrisciamo. Parte i mozziconi. No, vedo due puntini sulla sinistra, dovrebbero essere lì. Sì, sicuramente saranno lì. Vediamo di andare avanti. Perfetto ragazzi. Allora, punteggio totale livello veterano. Allora, bonus assassino silenzioso 0. Hotel Terme, vabbè, meno 1700 perché là siamo stati scoperti. Obiettivo completato 8500. RB, piani superiori. Punti e ricompensa checkpoint. Esperto doppia arma 1, perfetto. Neutralizzazione 5, qua siamo andati un po' maluccio. Vabbè. Niente. Via. Yeah. Abbiamo trovato l'M590 12GA usato. Custode, camaleonte, infiltrato, scagnozzo di OP, elettricista, permesso, estintore, oggetti smarriti. L'uomo del Dakota del Sud. Ho trovato una bobina, esatto, il metro non mi ricordo, stura lavandini sì, la radio sì. Perfetto, continua. Run for your life, corri per la tua vita. Aprite, polizia! Perfetto ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciatemi un commento. Aspetta. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!